Io presento, I will present our very important guest. We are very happy that everybody we announce are here, except Julio Anguita. We have his greetings, video greetings, and Jack Sapir. Ci sono praticamente tutti, vedete la presidenza è abbastanza numerosa, in rappresentanza del nostro coordinamento internazionale no euro, no Unione Europea. Avremo i saluti di Julio Anguita, che per noi sono particolarmente importanti e graditi, e quelli di Jack Sapir. Allora, io adesso indico la sequenza degli interventi e presento anche i nostri ospiti. Allora, abbiamo anzitutto Sergio Cesaratto, che Sergio. Se potete fare un applauso a Sergio. Sergio, ci stiamo applaudendo, no? È un coraggiosissimo battagliero. E stiamo attendendo che la casa editrice porta il suo ultimo libro, che vi consiglio. Poi abbiamo Tony Kaplan dall'Irlanda. Ecco. Abbiamo la parlamentare tra Die Linke Inge Huber. Abbiamo l'amico Kazakis Dimitris, segretario nazionale della Grecia. Abbiamo Leonardo Mazzei. Poi abbiamo Pedro Montes, un noto economista spagnolo, uno dei dirigenti del movimento nazionale Salir dell'Euro della Spagna, socialismo autonomo. Non lo so se devo posizionarmi in un qualche posto. Provo a parlare dietro un po', un metro dietro. Cioè, tu dici che se ne metto. Sì. Ok, va bene. Sì. Allora. We have with us così, what we hope will be the next president of France. Jack Nicholas, this candidate for next presidential election. And we have with us comrade Panayotis Sotiris, this one. Members of National Committee of Comité Populaire. We are very honored to have with us Marco Zanni, member of the European Parliament for Five Star Movement, one of the best in such movement, because he's very big courage, he's fighting in order to convince his movement to come to the position that the European Union is not reformable and we have to go back to national sovereignty. Ok, vi ho presentati tutti quanti, adesso daremo poi in ordine la parola. Io vorrei che I should that you observe 1 minute of silence for two reasons. The first one, yesterday during a strike in the northern of Italy on a picket line, one immigrant, a worker, was killed by a truck driver that broke the picket line. Yeah. Was an Egyptian, and his name is Abu El Talam Ahmed. The second reason in which, for which I ask to observe you a minute of silence, is that we have an important Ukrainian delegation here. You know how is dangerous, terrible, the situation in Ukraine for leftist and democratic people. There were 100 killed comrades in Ukraine. There are more than 800 in prison in Ukraine, anti-fascists. So I ask you to observe 1 minute of silence for those Egyptians that was killed yesterday in Piacenza, and for all the democratic and leftist people killed by neo-fascists in Ukraine.
Grazie. Thanks very much. And thank you so much. We start with the forum. You know that our forum this time is not essentially economic. You know, not only in Italy, you know, our movement has studied and elaborated many programs and projects how our country can go on without common currency. Now, you know, the profile of this international forum is mainly political. And everybody knows this. And we, you know, we hope that every speaker will help us to understand what will happen after European Union. Because I stress you that the call for this forum is what after European Union? Che ha ser después la Unione Europea? Someone can accuse us that we are crazy, you know? But generally, we believe that the tendency of to the disintegration of European Union is an objective factor. We have to be ready what happened after and which kind of solution we propose for our countries if the European Union will collapse, in which way we can build alliances, with which democratic forces we can be allied. So I hope that every speaker will give us answer, and also we hope that this forum will give a push forward for an international European unity of democratic forces that fight for national sovereignty in a perspective to smash mondialization and globalization. Thanks very much. I give to Leonardo Mazzei, member of Programma 101, la parola. Buongiorno. Allora, il tema è pure semplice. No. Ti devi mettere più dietro per parlare in piedi. Infatti è stata da. Come deve andare proprio avanti? Parlo da qua, sì, ecco. Qui? Forse da qui. Sì. Vediamo se prende da là. Allora, va bene da qua? Sì, 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 sente. Ok, allora, dicevo, il tema per certi aspetti è anche semplice. Perché l'Europa non può essere riformata? Me la potrei cavare con due considerazioni. Per primo, perché tutti quelli che hanno ipotizzato di riformarla non ci sono qui. Ci sarà un motivo, perché la crisi europea non è iniziata ieri, è iniziata da molti anni, abbiamo visto diversi propositi di riforma e che però non hanno funzionato. E mi dicono che non si sente, troppo forte. No, vabbè, allora basta sì, ma non si è sente. Ancora. Deve andare un po' più indietro. Non è detto, può darsi che si debba rialzare. Allora, va meglio? No, bisogna qualcuno, purtroppo le prove sono state fatte, tutto sembrava andare bene, ma poi come sempre succede all'atto pratico. Senti, sì. No, non è il peggio, meglio, è che bisogna probabilmente abbassare. Ora forse ci siamo. Va bene? Sì. Riavvicino davanti. Sì, quindi vado più piano. Sì. Dai, prova la Leo. Avec le micro avec un fil. Alzare il microfono. Ragazzi, non è. Posso provare? Usa il microfono con il fil. Temo che il problema sia diverso, bisogna abbassare probabilmente il volume. In questo momento, ho capito, ora io però non è che posso. No, dice devi stare lì, va bene. No.
Allora, dicevo, si potrebbe fare un discorso molto breve. L'Unione Europea che è irriformabile, ce lo dicono i fatti, non solo il nostro ragionamento, i fatti contano di più. Chi ha provato a riformare l'Unione Europea ha fallito. Non solo, ma a fronte di una crisi che ormai va avanti da anni, noi non vediamo oggi in campo nessun serio progetto di riforma. Quindi il tema della irriformabilità è ormai un tema chiaro. Io proverò a dirvi qualcosa sull'Italia, sulle ragioni per cui in Italia questo dato ormai è chiaro e si pone il problema dell'uscita dall'euro e dall'Unione Europea. Però prima di parlare dell'Italia io vorrei partire da un fatto che vale per tutta Europa, e cioè la Brexit. La Brexit, a mio avviso, ma non solo a mio avviso, rappresenta un punto di svolta, un punto di non ritorno. Per la prima volta uno Stato è uscito dall'Unione, ci dicevano che era impossibile e che l'Unione Europea si sarebbe soltanto allargata. Ma io credo che la Brexit dimostri anche un'altra cosa, dimostri l'irriformabilità democratica dell'Unione Europea. Perché come si affronta l'Unione Europea? La Commissione, i suoi gruppi dirigenti, i paesi più importanti a partire dalla Germania. L'atteggiamento è stato quello delle minacce, della paura. E quindi si capisce come non c'è da parte dell'Unione Europea nessuna intenzione di accettare ipotesi di riforma di nessun tipo. Questo è poco. In English, okay? Leonardo Mazzei try to explain why the idea to reform the European Union is completely wrong. And very shortly, he gave just the example of Brexit. Now, Brexit showed that there is a tendency to disintegration of European Union. And if you look at the answer of the European Commission, of the Euro oligarch, this answer showed that this European Union cannot be reformed. How they try to answer after Brexit? With fear, threat, and so on and so on. Blackmail. Parliamo dell'Italia. Molte cose che dirò sono rivolte soprattutto alle delegazioni straniere, perché molte cose gli italiani li conoscono bene. Non è stato facile per le classi dominanti italiane barcamenarsi in questi anni. Noi abbiamo avuto, come tutti sapete, un primo punto di rottura che mise in luce la dittatura europea con quello che noi abbiamo definito il golpe bianco che portò al governo Mario Monti. First, I will shortly speak about the Italian situation. You know, starting from the example of the white coup that put the dimission of Silvio Berlusconi and when Mario Monti came just immediately after. Quello fu il tentativo dell'elite di avere un governo europeo, discaricando l'impresentabile Berlusconi, addossandogli ogni colpa, per lanciare appunto questa immagine alternativa, seria, austera, finalmente l'Italia era un paese serio ed europeo. Ma mentre iniziava così la recessione più lunga della storia nazionale, il risultato politico fu disastroso anche per chi aveva promosso quell'operazione. Nacque una formazione, Scelta Civica, che faceva riferimento a Monti, che oggi è azzerata. Nelle intenzioni doveva prendere il 20% dei consensi, oramai non esiste praticamente più. So they, in the November 2011, you know, they put aside Silvio Berlusconi and they put in charge in the government Mario Monti, presenting Mario Monti as the right alternative for serious economic politics, for serious political person, and so on and so on. But the disaster, politically, not only economically, but politically, was terrible for them, because Mario Monti, just after his government, built a list, a political list, they ran to the election, and... Furono quegli anni in cui in Italia, nella politica ufficiale, nel palazzo, non si poteva parlare male dell'Europa. Fu approvato il fiscal compact, il pareggio di bilancio con una maggioranza di quasi il 100% dei parlamentari,
ma in quel momento si determinò la frattura decisiva nel paese, una frattura tra il sentire di larghe fasce della popolazione e la politica invece dell'elite. Una frattura che ha portato poi al successo del Movimento 5 Stelle nelle elezioni del febbraio 2013. You know, the Mario Monti government, you know, was very strong for European Union accepting the diktat of euro-oligarchy. During this period, fiscal compact and the change in the constitution, you know, on pareggio di bilancio. Okay, anyway, very very strong economic reforms. But just in this moment, because there was also a recession, there was a kind of split among the common sense of people and the government and the elite in this country, in our country. Ho parlato di questo per arrivare alla situazione attuale, al governo Renzi e alla sua attuale crisi. Renzi è andato al governo con un'ipotesi che era quella di forzare i margini di flessibilità in Europa, lanciando l'idea di un profondo rinnovamento politico, tutto nell'ambito di una politica brutalmente neoliberista, a partire dalle politiche sul lavoro, ma cercando di vendere l'illusione della fine dell'austerità. Un'operazione che all'inizio ha avuto un successo, tutti sapete del successo elettorale che Renzi ha avuto nel 2014 alle elezioni europee, ottenendo più del 40% dei voti. Because the political collapse of Monti experiment, no, the oligarchy, they chose to put in the government Matteo Renzi. Initially he was very strong also among people, because he also promised to, you know, to obtain flexibility from the European Commission to put an end to austerity. That was the slogan of Matteo Renzi when it came at power. Però questa ipotesi politica, che era anch'essa a suo modo, sia pure nell'ambito liberista, un'ipotesi di riforma dell'Europa, è fallita. Per reggere avrebbe avuto bisogno di una vera ripresa economica, da lì sarebbe venuta la stabilizzazione, un nuovo consenso, eccetera. La ripresa non c'è stata e siamo di nuovo alla crescita zero. The problem for Renzi was that there is not any economic growth in Italy. That's the problem. So was impossible, you know, because recession, to change in reality the situation of people, of masses, and so on and so on. So now the situation of Renzi is very bad for him, because the majority of Italians, I mean, in the public opinion, prevail the sentiment against him. E siamo quindi alla crisi del progetto renziano. Ne parlo perché è una questione questa, non solo italiana, ha un valore, ha un peso europeo. So we are faced to the crisis of the Renzi project. Look at the problem, because it's not only an Italian matter, it's an European matter. I cosiddetti margini di flessibilità ottenuti non bastano dal punto di vista economico, ma questo è ovvio, ma neppure a mantenere il consenso. Sul piano elettorale il Partito Democratico, che come sapete è il partito di governo, scricchiola, ha perso le città di Roma e Milano, e il referendum costituzionale che Renzi considerava sicuramente vinto è oggi per lui fortunatamente decisamente a rischio. So, because the crisis of consensus of Renzi government, the crisis of consensus for his neoliberalistic policy, because no flexibility at all, you know, Europe gave to him, he lose the Democratic Party, I mean, lose the important election in the last month of June, and they lose important towns like Rome and Turin, in which Five Star Movement came first, and also we will have a referendum, maybe in December, you know, it's not sure, referendum on constitution, because the Renzi government changed the constitution once again. He was convinced to win that referendum, but now everybody knows that he will lose. E quindi andiamo verso un nuovo momento di svolta della crisi politica italiana. E se il referendum vincerà un no, il no sarà una sconfitta non solo per Renzi, ma anche per l'Europa, perché anche la riforma costituzionale di fatto è una riforma chiesta dall'Europa.
So we are at the gate of a change, a new change in the Italian political situation. If Renzi will lose those referendum, will be a defeat not only for him, for Democratic Party, but for European Union project. Rispetto agli anni passati, la situazione in Italia è cambiata anche nel campo delle forze politiche. Voi sapete che la Lega Nord è oggi per l'uscita dall'euro, anche se dentro ha un programma chiaramente di tipo liberista. A sinistra ci sono alcune personalità che finalmente cominciano a schierarsi e le avremo qui domani tra noi. E poi abbiamo il Movimento 5 Stelle, che ha a volte una posizione contraddittoria o quantomeno ondivaga, ma si comprende come soprattutto nella base di questo movimento la posizione anti-euro in modo particolare, ma anche anti-Unione Europea, sia piuttosto forte. So we choose the political panorama of opposition forces in Italy. We have in the, to the right side the Lega Nord, that is openly against euro, but you know, from a neoliberalist point of view. At the left, there are is the situation is changing. Many leftist people, intellectual, political leaders are coming to no euro position, and we have also Five Star Movement that has a contradictory position on euro and European Union, but we know that on the rank and file level, the majority of them are close to the position, go back to national sovereignty, go back to popular sovereignty and break with European Union. E dobbiamo chiederci, ma a livello popolare come stanno le cose? Noi pensiamo che oggi le posizioni no euro abbiano una larga base di consenso. Le persone capiscono che così non si può andare avanti e capiscono che l'Unione Europea sia una vera e propria gabbia. What we feel? We feel that the position of criticism, strong criticism against the Euro, European Union is coming very strong among the people, very spread. E ci sono alcuni fatti che io citerò sommariamente che anche a livello popolare spiegano il perché l'Europa sia irriformabile. Ne prendo una: il bail-in bancario, un meccanismo che anziché risolvere i problemi della crisi relativamente al settore bancario rischia, ma dire rischia è poco perché è una certezza, di determinare una crisi bancaria e dunque una crisi economica ancora più grave. Because the normal people also look at the concrete facts. For example, how the European Union has this project of bail-in for the bank system. The bank system bail-in in Italy will be a disaster for Italian bank system. Okay? Everybody understand? Because the risk is that if they will really apply bail-in, it's a collapse for the bank system, not only for the little bank, for the big one also. Diciamo che sulla questione bancaria le persone capiscono che l'Europa non è la soluzione ma è per certi aspetti il problema, ma anche sulle politiche di immigrazione tutti capiscono che non c'è nessuna politica europea, che c'è solo lo scaricabarile molto spesso verso i paesi di prima accoglienza, tra cui l'Italia. There is another symptom that show to the people that European Union is not functioning at all, the immigration question. You know, because European Union has not at all a political on immigration, and every problem is for the border country like Italy, Greece and so on. Vi faccio un ultimo esempio. L'Italia ha subito un grave terremoto poche settimane fa. Ebbene, all'inizio Renzi si è presentato e ha detto faremo un grande piano di interventi antisismici e così via e così via. Finito tutto in una bolla di sapone, non se ne farà niente. L'Europa ha detto che sarà possibile fare gli investimenti per riparare i danni, ma non per fare un piano di prevenzione antisismica. E dunque una struttura politica come l'Europa, che non consente neppure di fare un intervento così necessario, così sentito dalle popolazioni, è evidente che non può oggi può essere popolare, diciamo, in nessun modo. Another example. We have an earthquake in the center of Italy, and initially Matteo Renzi, you know, shouts that we will make a big plan of investment for a long-term investment
in order to rebuild not only this area destroyed by the earthquake, because there are many areas in Italy, seismic zone, you know, and we need, you know, billion of investment on a long period. There is a shout that we will get this from Europe. What happened? Europe say no. You can okay, do something with some money, but not investment on a long period at all, because you have to respect the stability part. Quindi il sentimento anti-Unione Europea è oramai piuttosto forte, però c'è, come dappertutto, del resto il timore, ma cosa succede se usciamo? E quindi i problemi politici per noi, sì, concludo, è il problema di come uscire, di avere una proposta politica che includa l'uscita, ma tutta una serie di altre misure, di costruire un fronte piuttosto ampio. E qui taglio, scusa Moreno. Allora, è chiaro che sono problemi enormi quelli che ho citato e ora devo anche tagliare, ma pensiamo che siano problemi maturi, assolutamente maturi. So the problem is for us to think how is possible to come out from this strong historical crisis, from this swamp of European Union, and of course we need to unite forces to build social alliances, political alliances, in order to win our enemy, because this enemy is strong. Ultima cosa, è chiaro che questa che di fatto è una guerra di liberazione è fatta anche di battaglie intermedie che conducono i singoli popoli. In Italia oggi noi abbiamo la possibilità di dare un colpo importante all'Unione Europea e alle oligarchie europee in generale, e questa possibilità è quella del referendum costituzionale sul quale siamo tutti impegnati perché vinca il no. So we know that in order to win, please. In order to win, that is a kind of middle-term strategic goal, we have to win tactical battle. For us, is it very important that no will win the next referendum? Because if we will win this next referendum, we will give a beat very strong to our enemy, not only to Matteo Renzi and Democratic Party, that for us is the first enemy in Italy, the so-called Democratic Party, but you know, in order to smash European Union, I want to remember to you that Financial Times, Wall Street Journal, they openly say that the Italian referendum could be more destructive than Brexit. So we are trying, as movements, organization, Italian one, to go in this campaigning for no to the referendum in a very strong way. So we are trying to win an alliance. In this no movement, we are the side that show that the Italian constitution is incompatible with European treaties. That's the problem. And we are for no to referendum, not only to defend the old constitution, but to smash the neoliberalist counter-reforms. Yes.